Una scuola per due. A Borgo Ferrovia, infatti, dal prossimo anno i 150 alunni delle elementari saranno trasferiti presso il plesso delle medie, attualmente occupato da una sola sezione. Un accorpamento, sottolinea il vice provveditore agli studi e consigliere comunale Geppino Giacobbe, che consentirà agli alunni del quartiere di non trasferirsi altrove, esclusa insomma l'ipotesi di trasloco al nuovo plesso scolastico di Rione San Tommaso, edificio che dovrebbe aprire battenti prima di Pasqua, ribadisce Giacobbe, intervenuto all'incontro promosso dall'Istituto Comprensivo San Tommaso Borgo Ferrovia, dal titolo Un calcio contro l'illegalità. Per adesso noi dovremmo aprire la nuova scuola, che è già pronta e agibile e tutto in regola, dovremmo aprirla prima di Pasqua, quindi dovremmo darla alla fruibilità di San Tommaso. Noi dovremmo fare interventi alla ferrovia o alla scuola media o alla scuola elementare, facendo un unico plesso, mantenendo gli alunni per cercare di farli stare là, perché è importante far crescere i ragazzi nel proprio territorio. La scuola a Borgo Ferrovia non si tocca, avverte la preside della scuola, Gargiulo, che a margine dell'iniziativa promossa contro il bullismo ha anche bacchettato chi considera gli istituti di periferia di serie B, causando così la desertificazione delle scuole nei quartieri. Noi stiamo lavorando anche per questo, la fuga è diminuita, non si è esaurita, ma è diminuita. Io devo dire che in questa scuola, tra queste mura, si vive la scuola. Cerchiamo di farla vivere al meglio. Alcune volte sono le interferenze esterne che ci creano problematiche. Noi abbiamo stabilito nel nostro progetto di istituto di lavorare come sottofondo a tutte le attività didattiche sulla legalità, ma soprattutto la legalità vista come gioia di vivere, la gioia che noi dobbiamo dare ai nostri ragazzi, perché già in questa vita un po' particolare, fatto di tanti episodi negativi, vogliamo dare un messaggio di pace, di solidarietà, ma soprattutto di diritti e di doveri.